della regione Lazio. La regione della Sierra. E allora noi abbiamo questa abitudine di che siamo noi a intervistare i giornalisti. Perché spesso i giornalisti non ci intervistano. I giornalisti non li intervistano. In Italia. Eh? In Italia. E volevo capire da te che sei, di dove sei? Comprendo, tu sei d'où, tu viens d'où? Paris. Paris, quindi francese. Che, qual è la testata giornalistica? Il giornale? Le Figaro. Le Figaro, perfetto. Avvicinati. Come hai visto il Movimento 5 Stelle in Francia? Le mouvement 5 étoiles est considéré en France. C'est pas très bien parce que moi je suis en Italie depuis 15 jours et que io sono in Italia da 15 giorni. Il mouvement commence à être connu, il movimento sta solo iniziando a essere conosciuto da qualche giorno. À mesure que man mano i sondaggi aumentano et la perception que j'en ai moi c'est que c'est un mouvement. La percezione è un movimento che sta salendo in modo molto forte in Italia. Siamo andati ad assistere a dei meeting dans le Piemont et in Piemonte siamo già andati. Effectivement les places abbiamo visto che le piazze sono piene di gente e la gente è veramente entusiasta e molto interessata, tutti curiosi, e io ero molto curiosa di ascoltare tutti i candidati oltre a Beppe Grillo. In Francia esiste qualcosa del genere? Il y a quelque chose de ce genre en France, un mouvement de ce genre? No, il n'y a pas de mouvement populaire équivalent distinct des partis politiques. Non c'è un movimento popolare equivalente diverso dai partiti politici. Il y a des mouvements populaires qui s'articulent autour des partis politiques. Dei movimenti popolari che si organizzano intorno ai partiti politici. Mais qui sont liés aux partis politiques classiques parce qu'en però France che sono legati ai partiti le rejet de la classe politique existe, perché in Francia mais il est pas c'è un rigetto dalla classe politica, ma non è così forte come in Italia. E tu conosci giornalisti in Italia, che pensi di loro? Tu connais des journalistes en Italie, qu'est-ce que tu penses d'eux? J'en ai rencontré quelques-uns. Ne ho incontrato qualcuno. Plutôt des éditorialistes. Più degli editorialisti, des rédacteurs en chef de journaux. O capi redattori di vari giornali. En tout cas suivre avec intérêt stanno seguendo con interesse tutte le très caractéristiques de cette campagne électorale et caratteristiche di questa campagna elettorale e soprattutto l'ascesa del Movimento 5 Stelle. Tu sei informato del fatto che i giornalisti non ci hanno dato nessuno spazio nei giornali o adesso nell'ultima settimana sì, semplicemente cette dernière semaine, però prima è passato tutto quasi senza nessuna informazione. Aucune information de la part des quotidiens. Écoute, moi je suis arrivé donc il y a une dizaine de jours. Io sono arrivato in Italia 10 giorni fa. Et depuis que je suis là, j'ai vu des articles. Et quand je suis arrivé, ho visto tanti articoli, Repubblica, Corriere della Sera, sur les meetings de Beppe Grillo, aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait une double page dans la Repubblica. Oggi ho visto una doppia pagina sulla Repubblica con delle foto dei candidati e discorsi dei candidati. En revanche, je ne sais pas comment le mouvement a été suivi. Invece, non so come è stato seguito il movimento all'inizio della campagna. Questo non lo so. Zero, non c'era spazio. Non se ne parlava. On n'en parlait pas du tout, du tout. Et par contre là j'ai vu des journalisti italiani che non arrivano. Invece ho visto dei giornalisti italiani che non fanno entrare qui. Esatto, noi adesso non abbiamo accreditato i giornalisti italiani. Abbiamo solo accreditato la stampa estera. Solo i giornalisti étrangers. Per quale ragione? Perché? Perché loro non ci hanno dato lo spazio che volevamo. Non hanno dato lo spazio che volevano prima. Prima. Ah, bon. E quindi così è stato deciso. E on a décidé comme ça. E pourquoi selon toi ils vous ont pas donné e secondo te espace? Perché non vi hanno dato questo spazio prima? Perché hanno paura, perché i giornali, perché i giornalisti purtroppo sono organi di partito, sono degli organi, appartengono agli organi di partito. E non hanno questa indipendenza di scrivere quello che vogliono. Tutti i giornali? Tutti i giornali, sono pochissimi. Noi siamo al mondo il 58esimo posto in Italia come libertà di informazione. Siamo veramente, c'è una finta democrazia qua in Italia. E per questo. Fausse democrazia in Italia. Sì. Un'ultima domanda, che ne pensi di questa folla qui che c'è? C'è tanta gente, non si vede, ma c'è tanta gente. Sulla scena per vedere. Abbiamo voglia di salire sul palco per vedere tutto. Ma il l'air d'avoir du monde. J'ai vu partout on est allé les meeting à la télé a Milan, a Turin. Che c'è gente, nous montre qu'il y a beaucoup de gens évidemment. Ok, va bene. Allora io sì, prego. Prego, prego. Sono un interprete, vivo in Italia e trovo entusiasmata 40 anni, sono rimasta francese, sono entusiasta che un uomo della mia età, anche io sono del 49, sia lui che riesca a trascinare finalmente la ribellione degli italiani. Sono 40 anni che aspettavo. Benissimo. Sono entusiasta. È una
rivoluzione italiana, tutto italiano. Sì, era ora, finalmente. E poi non è un vecchio come me che lo fa. Certo, fantastico. Certo. E io sono contento, lo sai di cosa? Che anch'io sto partecipando a questo cambiamento epocale della storia italiana. E sono contento di questo. Io sono un infermiere, non ho mai fatto politica era e per ora, me è bellissimo. Era ora. Ok, andate va fuori. Bene. Grazie. 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 Grazie.